Buongiorno a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vi vorrei fare la recensione di questo libro, Un uomo purché sia, di Gianna Schelotto. Questo libro io l'avevo letto l'anno scorso in treno, stavo andando a Verona e avevo un sacco di tempo, poi a me non piace viaggiare in treno, quindi comunque dovevo distrarmi e far passare il tempo e ho deciso di leggere questo libro. Ho scelto questo perché non è un romanzo, è un libro che raccoglie le storie di donne, diciamo così, che sono in cerca non dell'amore, non di una relazione, ma di un uomo purché sia, esattamente come dice il titolo. Cioè, loro vogliono un uomo per sentirsi in qualche modo qualcuno, per sapere di valere qualcosa, per piacere e, come dire, avere così la conferma che sono donne di valore, che sono donne che possono piacere. Ma non puntano le loro relazioni sull'attrazione, sull'amore, sul sentimento, ma semplicemente vogliono un uomo, punto e basta. E a me questo aveva abbastanza colpito ed ero curiosa di leggere le storie di queste donne, quindi mi sembrava un libro adatto da leggere in treno proprio perché ogni capitolo raccoglie una storia diversa e quindi in qualche modo era uno di quei libri che avrei anche potuto poi lasciare lì, magari a metà per un po' di tempo e riprenderlo successivamente. Perché non essendo un romanzo, appunto, non c'era il rischio poi di perdere il filo della storia. Questo libro, come vi dicevo, raccoglie le storie di diverse donne, ognuna con i suoi vissuti, con le sue sofferenze, con la sua solitudine. Sono tutte donne di età diversa e in ogni storia c'è proprio il racconto di questa donna e di come lei vive la relazione con un determinato uomo, cosa fa per cercare un uomo, perché vuole un uomo a tutti i costi, e poi alla fine della storia, diciamo del capitolo, c'è l'analisi psicologica dell'autrice, perché Gianna Schelotto comunque è una psicologa e quindi alla fine lei fa la sua analisi, esprime, diciamo, la sua opinione. È un libro che si legge abbastanza facilmente, è anche abbastanza carino perché comunque queste storie, alcune di queste storie comunque sono anche abbastanza strane, particolari, alcune addirittura arrivano quasi all'assurdo e quindi in qualche modo è molto curioso da leggere. L'analisi psicologica devo dire che a me non ha entusiasmato tantissimo, sono sincera. Non tanto perché l'autrice non faccia un'analisi, come dire, sofisticata e approfondita, ma perché forse in qualche modo quello che dice l'autrice un po' io me lo aspettavo, lo avevo un po' intuito anch'io leggendo la storia, quindi non mi ha detto niente di nuovo. Quindi, come dire, è un libro che mi è piaciuto per quello che riguarda il racconto e le storie di queste donne, mi è piaciuta meno l'analisi psicologica che l'autrice fa alla fine del libro. Non che non sia fatta, diciamo, in modo professionale, in modo interessante, ma a me sinceramente non ha dato quell'elemento in più che io cercavo. E quindi, insomma, quello secondo me è il punto un po' più debole del libro. Però le storie di queste donne sono davvero particolari, quindi io in qualche modo alla fine mi sento anche di consigliarvelo questo libro, magari giusto da leggere in un contesto come può essere il treno, un contesto comunque in cui avete bisogno di leggere qualcosa di veloce che poi possiate magari anche lasciare lì perché non rischiate di perdere il filo. Mi fermo perché su questo libro non c'è molto altro da dire, nel senso che sono delle raccolte di storie di queste persone, quindi non vi resta che leggerlo e giudicare voi se quello che dico in qualche modo lo condividete o meno e magari me lo fate anche sapere nei commenti, che a me fa sempre piacere se commentate, se mi dite qual è la vostra opinione. Vi mando un bacio, arrivederci al prossimo video, buona serata!